Breve opinione sulla seconda canzone portata da Rafael Guadalazzi, featuring Bloody Beetroots, ossia Liberi o no. Tra le due canzoni, ossia Tanto ci sei e quest'ultima appunto è quella che mi è piaciuta di più. Canzone appunto molto accattivante, quel che di accattivante che forse mancava la canzone prima, mi è piaciuta di più. Diciamo sì, da un lato un tutt'altro genere. Ho sentito in parte appunto un po' delle influenze di Elton John in fase un po' più energica, ecco, diciamo, mi è piaciuta. E tra le due è quella che assolutamente ho preferito di più. E ditemi se anche per voi è così, ditemi la vostra opinione su questa curiosa collaborazione tra Rafael Guadalupe e Bloody Beetroots in un commento qui sotto e ditemi che cosa ne pensate di Liberi o no.